Ospite d'eccezione al Palacelesti di Ustuni, Vincenzo Di Pinto, allenatore di pallavolo pluridecorato, da sempre legato, molto legato al Sud e alla Puglia. Che consigli darebbe ai ragazzi, ai giovani oggi? Il consiglio per me è facile, io amo la pallavolo, ho grande passione per la pallavolo, quindi di praticarla perché è uno sport bellissimo, sano, difficile, è uno sport per intelligenti perché la velocità di esecuzione della palla nella pallavolo è troppo elevata, noi giochiamo sempre a volo. Gli altri quando fanno un tiro a volo dicono che è una cosa incredibile. Noi dobbiamo ragionare, pensare, comunicare a volo. E questo è bellissimo. Quindi gli consiglio di praticarlo. Qui c'è una bellissima società, una bellissima realtà. Lavorano bene, ha una loro storia e quindi, ed è altamente educativo. Qual è il segreto per capire e gestire bene una squadra? Bisogna sicuramente essere autorevoli, autorevoli significa essere competenti, e saper programmare, preparare e conoscere la materia, conoscere la pallavolo, la tecnica e questa è la cosa fondamentale. Qual è la squadra che Di Pinto vorrebbe allenare? In questo momento, devo dire la verità, cerco solo dei progetti per me stimolanti e significa a uno con un programma ben preciso e con degli obiettivi ben precisi o pallavolo internazionale. Angelo Blasi, presidente Pallavolo 2000 di Ustuni, un bilancio ad oggi dei ragazzi del vivaio ostunese. Il bilancio di quest'anno ormai come da anni è molto positivo a tutti i livelli, a partire dall'under 13, 14, 15, 17, 19, ormai a livello provinciale primeggiamo in tutte, vinciamo ormai il titolo provinciale da anni, quest'anno abbiamo vinto il titolo già provinciale 17-19, per noi è un vanto avere questi ragazzi con noi perché li abbiamo fatto questo progetto da anni e lo portiamo a termine fino a quando loro hanno l'età del diploma, ecco, perché dopo loro prendono altre strade e purtroppo vanno via da Ustuni. La nota dolente, la solita nota dolente, gli sponsor, il supporto economico. Purtroppo quello è una nota dolente. Noi ringraziamo gli amici dell'Ortogea del Bar Kennedy che ci danno una grande mano e anche l'amministrazione comunale. Noi viviamo giornalmente lo sport a livello sia provinciale che regionale che nazionale, tutti ci fanno un plauso per la struttura, per come è tenuta, per cosa trovano Ustuni, perché l'amministrazione è molto attenta allo sport di Ustuni.